Bene, benvenuti per quali secondo di questi seminari per studenti che cerchiamo di organizzare. Quest'oggi abbiamo uno speaker di notevole livello. Sono molto contento che abbiamo qui il professor Marino Gatto del Politecnico di Milano, che non è un matematico, è un ingegnere, ed è un ingegnere che ha, non so se casualmente o per forza, per ferrea volontà, poco dopo la laurea ha deciso di spendere le sue competenze di tipo modellistico-matematico in, diciamo, ecologia applicata. Ha cominciato quasi subito nel International Institute of Applied System Analysis in Austria, è entrato a far parte di un gruppo di ricerca Ecology Group, ha continuato poi a approfondire queste tematiche poco dopo a Vancouver, ha lavorato all'Institute of Animal Resource Ecology e ha dedicato tutta la sua carriera scientifica a questo tipo di tematiche, quindi se andate a vedere quali sono i suoi interessi di ricerca, trovate dinamica e gestione delle risorse marine, rischio di estinzione di popolazioni animali, cambiamenti climatici, economia ecologica, ha una produzione scientifica notevolissima, che per esempio include pubblicazioni su Nature, è stato per un triennio presidente della Società Ecologica Italiana, quindi è veramente uno speaker di grandissimo livello, sono molto contento di lasciargli la parola, vedete il titolo è Matematica ed Ecologia, le nuove frontiere della modellistica. Ringrazio per l'invito che è stato molto gradito e sono quindi qui a parlarvi di matematica ed ecologia con una discorso che in parte è storico e in parte vuole ricapitolare alcune delle applicazioni della matematica all'ecologia in vari settori, quindi partendo da due parole su che cosa è l'ecologia, due parole storiche su Vito Volterra e il suo ruolo nell'avere sviluppato la modellistica matematica in ecologia, poi due parole su ecologia e non linearità, due parole ancora su calcolo delle variazioni applicato all'ecologia ed economia, frammentazione degli ecosistemi e modelli spaziali e infine ecologia dei parassiti e delle malattie, l'ultimo argomento lo tratterò un pochino più a fondo perché è un argomento su cui svolgo ricerca, gli altri invece argomenti li tratterò non mostrando ricerche personali ma essenzialmente un po' ripercorrendo lo sviluppo storico e dandovi qualche idea delle tecniche matematiche che vengono applicate. Allora, prima cosa, quando parliamo di ecologia, che cosa intendiamo? Non intendiamo quello che viene normalmente riportato nei giornali, si parla di ecologia partendo dagli anni 60 in maniera un po' scorretta, un po' come la scienza dell'ambiente, si parla di ecologismo, di ambientalismo, eccetera, eccetera. Ma in realtà ecologia è una parte fondamentale della biologia, e cioè quella parte della biologia che riguarda le strutture biologiche più complesse. Quindi se noi guardiamo a, gerarchicamente all'ecologia, partendo dalle molecole che sono i costituenti fondamentali della vita, gli acidi nucleici, le proteine e così via, e poi saliamo alla struttura fondamentale di tutti gli esseri viventi, la cellula, e poi vediamo i tessuti, gli organi, gli organismi. L'ecologia è quella che si occupa di tutte le strutture che sono superiori all'organismo individuale, quindi che tratta delle popolazioni, cioè insiemi di organismi che appartengono, detto molto semplicemente, alla stessa specie, che qualche volta possono essere unicellulari, sia ben chiaro, quindi si salta la parte tessuti, organi, organismi, per organismi molto semplici ma molto importanti come batteri, protozoi e così via.
E poi abbiamo comunità, che sono insiemi organiche di popolazioni, ecosistemi, le comunità viste con l'ambiente fisico-chimico. A questo punto cominciamo a vedere che si tratta sì di biologia, ma di biologia che si interfaccia poi molto fondamentalmente anche con l'ambiente abiotico, cioè non strettamente fisico-chimico, e poi finalmente abbiamo ecologia globale, diciamo la biosfera, e lo studio dell'ecologia globale è sempre più reso facile in qualche maniera dalla enorme raccolta di dati che adesso è possibile col telerilevamento satellitare, con l'utilizzo di sonde, di strumenti e di sensori sempre più raffinati che possono essere messi, posizionati nell'ambiente. Per esempio, una figura come questa che trovate sulla NASA, che vi fa vedere come varia essenzialmente la produzione primaria netta, cioè essenzialmente la produzione delle piante, era impensabile quando io ho iniziato la mia carriera, no, nel 1974. Esistevano solo poche misure di produzione primaria netta, una ventina, una trentina per tutto il mondo, e la ricostruzione quindi della produzione primaria netta della Terra veniva fatta così, in maniera un po' statistica, un po' alla buona. Adesso invece avete una delle fotografie in tempo reale di quello che sta succedendo, no, sulla Terra. Quali sono i grandi problemi dell'ecologia di base applicata? Beh, ce ne sono moltissimi, elenco qualcuno. Le popolazioni, contrariamente a quello che si pensa, fluttuano nel tempo. Spesso si parla, no, di equilibri ecologici, ma non è vero. Le popolazioni di animali e di piante, le piante magari sono un po' più stabili, ma possono fluttuare molto nel tempo. Eppure noi pensiamo agli ecosistemi come delle strutture stabili. Quindi qual è l'influenza dell'uomo sulla stabilità degli ecosistemi, intesa poi in quale senso? Un altro grande problema è quello della biodiversità: perché ci sono tante specie, come possiamo conservare la biodiversità che andiamo perdendo e quale relazione c'è tra stabilità, diversità, connettività nell'ambito degli ecosistemi, produttività degli ecosistemi. Un altro grande problema è quello dell'integrazione delle varie scale. Le scale su cui opera l'ecologia sono veramente le più svariate, sia per quanto riguarda lo spazio, perché andiamo dall'individuo alla popolazione locale, al studi di tipo regionale, poi di tipo globale, ma anche nel tempo. È vero che l'ecologia studia diciamo, le strutture biologiche a livello più alto, però è chiaro che non può ignorare anche la fisiologia, il comportamento, per passare poi alla demografia, alla genetica. Però le scale temporali sono estremamente diverse a seconda degli organismi che stiamo considerando. Pensate che in qualsiasi ecosistema avete organismi la cui scala temporale è dell'ordine dei minuti, come i batteri, e mammiferi in cui la scala temporale invece è dell'ordine degli anni o dei decenni. Capite subito che anche dal punto di vista matematico avere scale temporali e spaziali così diverse diventa un problema non indifferente. E infine, sempre più è chiaro che dobbiamo capire come funzioni la biosfera. Sempre più si parla di impatto globale dell'uomo, sia per quanto riguarda i cambiamenti climatici, sia per quanto riguarda anche proprio la, per esempio, la frammentazione degli habitat, la trasformazione degli habitat, e quindi diventa un imperativo capire come andrà cambiando il nostro pianeta vivente, come integrare l'ecologia con altre scienze, con la geofisica, con la demografia, con l'economia, eccetera. Quando nasce l'ecologia quantitativa? Tenete presente che come il termine di ecologia viene definito nel 1866, quindi siamo nel 150enario della definizione da parte di Haeckel della parola ecologia, che è composta come la parola economia da oikos, però in economia si intende la gestione, no, della casa, nel senso della gestione economica, la gestione buona della casa, mentre con ecologia si intende la casa di che cosa? Degli animali e delle piante, come gli animali e le piante interagiscono con l'ambiente circostante, che è sia un ambiente fisico e chimico, sia anche un ambiente costituito dagli altri organismi.
L'ecologia quantitativa nasce però molto più tardi, essenzialmente intorno agli anni 20, ad opera fondamentalmente di questi due grandi scienziati, Alfred Lotka e Vito Volterra. Naturalmente è importante ricordare per noi italiani, soprattutto Vito Volterra, le sue memorie fondamentali escono nel 1926 e nel 1927, hanno lo stesso titolo, sono un po' diverse, la seconda però è molto più importante, molto più ampia. Lotka poi seguirà un percorso un po' differente perché è stato un grandissimo demografo, uno dei fondatori della demografia moderna, però nel suo libro Elements of Physical Biology ha anche prefigurato gli studi, degli studi diciamo, di ecologia. È importante anche capire che nascono anche in quegli anni altri importantissimi studi di tipo matematico-quantitativo, per esempio tutti i modelli di genetica di popolazione e di ecologia evoluzionistica, al punto tale che Francesco Scudo, che ricordo un piacere perché viene fuori dalla scuola di Padova, ha definito questa era the golden age of theoretical ecology. È importantissimo ricordare ad esempio scienziati come Sewall Rice, Ronald Fisher, Holday. Ronald Fisher è stato anche un grandissimo statistico, ogni volta che applicate il testi Fisher, ricordatemi però che è anche stato un grandissimo biologo matematico, uno dei fondatori dell'ecologia evoluzionistica. Tutti questi scienziati, è importante anche ricordarlo, avevano una cultura molto ampia, quindi conoscevano sia la matematica, sia la biologia, sia la fisica. Anche Lotka e anche Volterra, che è stato un matematico, ma anche, come si ricorda, un fisico. Un libro che vi suggerisco è quello di due colleghi matematici, che sicuramente i professori di matematica sono qui, conoscono, che stanno all'Università di Trento, Mimmo Iannelli e Andrea Pugliese, che hanno scritto questa bella introduzione a Mathematical Population Dynamics and on the Trail of Volterra and Lotka. Vediamo allora un pochino, guardare un po' quali sono i problemi che possiamo trattare. Il primo problema che vediamo è un problema molto semplice, lo vediamo nella sua più semplice esplicazione, il problema della competizione interspecifica. Una delle grandi interazioni che possono avvenire tra popolazioni all'interno di una comunità è quella della competizione. Abbiamo due popolazioni, la popolazione 1 e la popolazione 2, che competono per la medesima risorsa. Allora, Volterra nel 1927 ha formulato il primo modello di competizione interspecifica. Nella sua formulazione più semplice ci sono due equazioni differenziali in cui avete la popolazione di abbondanza X e di abbondanza Y. Le due popolazioni, se non fossero in competizione tra di loro, tra le due diverse popolazioni o all'interno della stessa popolazione, crescerebbero in maniera esponenziale. RX ed RY sono i tassi di crescita esponenziale, ma sono in competizione e quindi man mano che cresce la popolazione X e la popolazione Y, la risorsa diminuisce e quindi avete una diminuzione del tasso di crescita. Se studiate queste due equazioni, andate a vedere che il risultato della competizione è molto semplice, dà luogo a quello che viene chiamato il principio di esclusione competitiva, cioè tra le due popolazioni ce n'è una che vince la competizione, quindi tra gli equilibri che ci sono, che sono tre, ce n'è solo uno stabile, lì vedete riportate le due isocline che fanno capire facilmente come vanno le cose, con un banale studio, no, di stabilità, e la popolazione che è caratterizzata dal rapporto tra tasso di crescita e sensibilità al deficit di risorsa maggiore è quella che vince la competizione. Questo principio Volterra poi l'ha generalizzato a molte specie, quindi e a molte risorse. In generale si può dimostrare che se avete un certo numero di risorse, il numero di specie che sono in competizione, secondo un modello di Volterra per più risorse, il numero di specie che può coesistere non può essere maggiore del numero di risorse. Quindi se avete una sola risorsa può sopravvivere una sola popolazione. Ma la cosa interessante è che, a differenza di altri casi della fisica, o nella chimica o altri casi applicativi, la teoria di Volterra ha preceduto l'evidenza sperimentale. L'evidenza sperimentale è stata trovata da questo grande microbiologo russo, Georgi Frantsevich Gausen, il quale fin da giovane, pensate che il suo libro The Struggle for Existence nel 1934, quindi quando aveva 24 anni,
Gauss aveva letto con molto interesse la letteratura di Voltaire, in particolare anche la letteratura italiana, come potete vedere di D'Ancona, Marchi, Brunelli, però in particolare c'è questa frase nel capitolo 1 che dice: il matematico italiano Vito Volterra ha proposto nel 1926 equazioni per la lotta dell'esistenza, ma no mathematical theories can be accepted by biologists without a most careful experimental verification. Quindi lui dice: va bene, ok, d'accordo, equazioni di Volterra, ma io voglio vedere se le equazioni di Volterra mi dicono qualcosa che poi è vero effettivamente in realtà. E Gauss quindi ha fatto tutta una serie di esperimenti con organismi molto semplici, in maniera tale da avere degli esperimenti che non duravano per tutta la vita, ma che duravano per un tempo relativamente limitato, in maniera tale da poter raggiungere dei risultati significativi senza aver finito i fondi di ricerca, che anche allora magari erano scarsi. Allora, ha studiato diversi parametri, ma gli esperimenti più famosi sono quelli con due parametri, parametri un quadrato e un parametri un'oreglia, sono dei protozoi, che ha allevato in provette, e in queste provette avevano a disposizione per appunto una sola risorsa, che cosa? Un batterio, Bacillus piocianeus. E cosa ha fatto Gause? Beh, ha fatto prima delle culture separate, solo parametri un quadrato, solo parametri un'oreglia, e poi ha fatto delle culture miste con paramecium quadratum e paramecium aureum. Ed ecco i risultati dei suoi esperimenti. Questi sono i grafici originari di Gauss nel suo libro del 1934. E qui potete vedere la crescita di, per esempio, paramecium quadratum nella cultura isolata, cresce e tende verso un equilibrio, diremmo, stabile, no? Ah, ok? È una crescita sigmoide di tipo logistico, lo stesso parametro aurelia separatamente, anche lui cresce secondo naturalmente un andamento non lineare con un equilibrio stabile. Ma quando li mette insieme in mixed population, vedete che inizialmente crescono tutti e due con un tasso di crescita diciamo circa esponenziale, ma poi quello che succede è che parametro aurelia sopravvive e parametro caudato invece tende ad estinguersi. Quindi il principio di esclusione competitiva enunciato da Volterra effettivamente vale anche sperimentalmente. E la cosa interessante, se guardate questi, vedete che Gauss ha fatto una specie di calibrazione, il fitting diremo adesso, del modello di Volterra sui suoi dati. Infatti vedete qui le equazioni differenziali scritte da Gauss. La cosa interessante, come vedete, è che un microbiologo del 1934 a 24 anni non aveva paura di scrivere delle equazioni differenziali, di andare a vedere se queste equazioni differenziali spiegavano, no, la realtà. Ci potrebbero dire molte altre cose su Gauss. Nel seminario che terrò alle 4, che c'è rivolto a un pubblico un po' diverso, farò vedere altre cose fatte da Gauss. Il secondo argomento che però voglio trattare è un argomento che invece fa riferimento al problema delle fluttuazioni delle popolazioni. I sistemi di Volterra, anche se sono non lineari, sono comunque bilineari e quindi sono relativamente semplici. In generale non riescono a spiegare andamenti non lineari estremamente complessi, e allora voglio invece illustrarvi alcuni dei pionieri su questi temi. Guardate per esempio questi andamenti, vedete questi andamenti sono fortemente non lineari, ad esempio i lemming, che sono popolazioni che come sapete vivono nelle zone artiche, e hanno questi andamenti che sembrano ciclici, ma non sono proprio ciclici, sono quasi ciclici, con dei periodi che però non sono proprio fissi, hanno queste esplosioni improvvise. E se guardate anche l'andamento di un animale che potete vedere tranquillamente anche qui tra gli alberi, che è la cincia allegra, questa è una popolazione olandese, ma vedete sì, insomma, c'è un andamento fluttuante, sembra quasi un processo stocastico in qualche maniera. Ma se guardate anche la pulce d'acqua allevata in laboratorio a due diverse temperature, vedete che a seconda delle temperature può avere un andamento che sembra insomma abbastanza regolare, con un overshoot, ma poi tende verso un andamento, un equilibrio stabile, e invece se allevata ad un'altra temperatura a 25 gradi, guardate, ha un andamento che sì, è periodico, ma proprio
con delle esplosioni. Come spiegare questi andamenti? Che sono andamenti, notate, di una singola popolazione, in qualche maniera isolata, in cui abbiamo trascurato le interazioni. Faccio una piccola diversione per dire che le idee che c'erano nell'Ottocento erano queste, no? Enunciate da Laplace, che dice: un'intelligenza che un certo istante potesse conoscere tutte le forze che la natura mette in campo e potesse conoscere la posizione e la velocità, direi anch'io, no? Iniziale, dei corpi, abbraccerebbe nella stessa formula i movimenti dei più grandi corpi dell'universo e dell'atomo più leggero. Per essa nulla sarebbe incerto, il futuro come il passato sarebbe presente ai suoi occhi. Riconoscete in questo il teorema fondamentale, no, dell'esistente unicità delle equazioni differenziali, in cui io posso ricostruire che cosa succederà nel futuro ma anche nel passato, no, perché posso integrare all'indietro. Ma le cose sono così semplici? Eh no, purtroppo non sono così semplici. Vediamo un esempio interessante. Lo studio di questo biologo, Ricker, che adesso vi presenterà, sui salmoni del Pacifico. I salmoni del Pacifico hanno una caratteristica interessante, ci sono diverse specie, sono essenzialmente, ciascuna popolazione è legata ad un fiume. Miracolosamente questi salmoni nascono, che so, nel fiume Skeena della British Columbia, diventando poi, si riproducono in questo fiume, gli adulti poi moriranno dopo essersi riprodotti, i loro figli emigreranno a mare, faranno un giro di 4-5 anni e poi miracolosamente ritroveranno lo stesso fiume Skeena dove erano nati, lì si riprodurranno, moriranno gli adulti e così via in un ciclo. Sono quindi delle popolazioni, se volete, relativamente semplici, perché voi potete proprio studiare fiume per fiume queste popolazioni. Qui vedete, no, il ciclo, che a seconda della specie di salmone è più o meno lungo. E addirittura, siccome hanno costruito delle dighe a volte su questi fiumi, hanno capito che i poveri salmoni non potevano risalire la corrente, e loro qualche volta hanno costruito delle scalette lungo le quali, no, i salmoni possono risalire con fatica per andare a riprodursi. Questo implica anche che potete contarli lungo queste scalette o con altri metodi. Bene, William Ricker ha studiato la dinamica, la demografia di questi salmoni, proponendo già nel 1948 e poi in un altro articolo famoso del 1954, un semplice modello matematico a tempo discreto che ha questa struttura. Lui ha ricavato poi questa struttura in realtà con un ragionamento sempre di tipo matematico, supponendo che ci sia competizione, che quindi ci sia un'equazione differenziale che per un po' di tempo, questa qui la potremmo chiamare una mappa di Poincaré, non so se tutti gli studenti sanno cos'è una mappa di Poincaré, ma se avete anche un sistema di equazioni differenziali e lo integrate lungo un periodo, no, e ricavate dalla condizione alla anno I la condizione risultante nell'anno I più 1. Come vedete, la curva di Ricker è una mappa quindi a tempo discreto, ha un andamento fortemente non lineare, prima crescente, poi decrescente a causa dell'esponenziale, si chiama sovracompensazione in termini biologici. Il parametro lambda è quello che governa, perché beta è solo un parametro di scala, e dipende dalla sopravvivenza e dalla fertilità di ciascun individuo. Specie più fertili hanno un lambda più grande. Andiamo a vedere che cosa succede. Lo possiamo fare con una costruzione molto semplice, il cosiddetto diagramma Scalini, in cui riportiamo l'abbondanza nell'anno I e l'abbondanza nell'anno I più 1. E se voi fate una costruzione grafica molto semplice, potete seguire l'andamento della popolazione semplicemente, no, con questo diagramma Scalini. Per lambda uguale a 5 le cose sono estremamente facili, perché la popolazione cresce e tende verso un equilibrio stabile, no? Quello che è individuato dalla retta a 45 gradi della bisettrice, lungo la bisettrice x con i più 1 uguale a x con i, quindi trovate gli equilibri. L'equilibrio 0 è instabile, questo equilibrio invece, beh, in questo caso è stabile, ma vediamo che cosa succede se incrementiamo lambda. Ad esempio, se prendete lambda uguale a 8, l'andamento è un po' diverso. Dove si tende? Beh, in effetti si tende ad un ciclo di passo 2, vuol dire che quell'equilibrio che era stabile per lambda uguale a 8 non è più stabile,
Ma naturalmente il sistema è un sistema non lineare in cui a causa di questa struttura comunque l'andamento della popolazione è confinato, da qualche parte la popolazione dovrà tendere, non può tendere all'infinito. In questo caso, come vedete, tende a un ciclo di passo 2. E se aumentiamo ulteriormente lambda e passiamo per esempio a lambda uguale a 14, bene, vediamo che quello che succede è che quel ciclo di passo 2 è diventato a sua volta instabile e si tende ad un ciclo di passo 4. Ma se aumentiamo ulteriormente lambda, dove si tende? Difficile dire dove si sta tendendo. A volte sembrerebbe che diventa periodica la soluzione, ma no, non lo è. Beh, se voi andaste avanti non tendereste a nessuna soluzione periodica. In realtà il fenomeno che è predetto dalla mappa di Ricker è quello del cosiddetto caos deterministico, cioè un andamento che è chiamato caotico, che assomiglia a quello di un processo stocastico, ma in realtà non c'è nulla di stocastico, perché questa mappa è perfettamente deterministica. Naturalmente, se volete, potete aggiungere anche della stocasticità sulla mappa, ma questo è un altro problema ancora. Ma comunque, la mappa è quindi perfettamente deterministica, ma il risultato è questo. Ma c'è un'altra caratteristica molto importante, che ci dice perché Laplace aveva torto. E perché con le mappe le cose sono un po' più complicate, no? Che non con le equazioni differenziali, è che avete dipendenza sensibile dalle condizioni iniziali, cioè se voi cambiate la condizione iniziale appena di un pochettino, e qui vi faccio vedere due simulazioni che partono, allora le simulazioni vedete che inizialmente si stanno l'uno vicino all'altro, ma poi a un certo punto cominciano a divergere, se considerate la differenza tra la soluzione rossa e la soluzione blu tratteggiata a un certo istante di tempo, vedete che possono essere molto lontani i valori di x. Questo si chiama dipendenza sensibile alle condizioni iniziali, è stato studiato nella analisi non lineare, soprattutto a partire dagli anni 60, si sono capiti anche quali sono gli strumenti matematici da usare, per esempio gli esponenti di Lyapunov e così via. E però mi preme farvi capire che questa cosa era già stata capita da tre umili biologi. Ricker, che abbiamo visto prima, e poi questi due grandi biologi della pesca, Beaverton e Holt, che hanno scritto nel 1957 questo libro On the Dynamics of Exploited Fish Populations, che ancora adesso è la Bibbia di quelli che si occupano di gestione delle risorse ittiche, perché contiene tutti i metodi quantitativi di base che servono a studiare l'andamento delle popolazioni ittiche. E voglio farvi vedere questa figura, 1957, Beaverton e Holland, Dynamics Exploited Fish Population. Questa è la dipendenza sensibile alle condizioni iniziali. È il primo esempio di scienziati che hanno messo in evidenza dipendenza sensibile. Non troverete mai questo riferimento bibliografico sui libri di caos. Perché? Ma perché sono stati fatti dai fisici? Quindi i fisici diranno che il primo esempio di dimostrazione di dipendenza sensibile alle condizioni iniziali o di attrattori strani è dovuto a Lorentz, per esempio. Qualcuno cita Fermi, Ulam, Pasta, che però in realtà hanno studiato delle cose un po' diverse, di risonanza, quindi, ma nessuno citerà questo. Ma io lo so, perché siccome mi occupo di dinamica delle risorse ittiche, e ho il libro nella mia biblioteca, ve lo posso dire. Se andiamo a vedere comunque le cose in maniera un po' diversa, potete ottenere un diagramma di biforcazione. Quindi qui vedete che cosa succede al crescere del tasso finito di crescita, e questa figura vi mostra gli oggetti stabili. Okay? Quindi al crescere di lambda avete prima solo un equilibrio stabile, poi avete una prima biforcazione, questo equilibrio diventa instabile, si genera un ciclo di passo 2, e poi, se andate a vedere la mappa iterata, da questo ciclo di passo 2 si genera un ciclo di passo 4, da questo ciclo di passo 4 un ciclo di passo 8, questo viene a cascata di
chiamata cascata di Feigenbaum, ha delle regole precise, è stato studiato soprattutto per le mappe quadratiche, però vale anche per la mappa di Ricketts. E la cosa interessante è che però questa cascata di Feigenbaum non va avanti per lambda che tende all'infinito, no, a un certo punto esiste un valore di lambda limite, che naturalmente è un numero irrazionale, al di là del quale siamo passati nella regione del caos. Quindi per lambda maggiore di 14,76704, se potreste andare avanti a calcolare, no? Si passa nella regione del caos. Ma se guardate la regione del caos, potete vedere che ogni tanto ci sono delle finestre che hanno delle soluzioni periodiche, ma non sono soluzioni periodiche che sono potenza di 2. In particolare, guardate, ce n'è una di passo 3. Infatti esiste un famoso articolo che si chiama Period 3 implies chaos e che fa proprio riferimento a questi diagrammi di biforcazione delle mappe iterate. In realtà il fenomeno del caos è un fenomeno che però non si trova solo nelle mappe, lo potete trovare anche per esempio in sistemi differenziali, non vi faccio vedere gli esempi, naturalmente dovete andare con sistemi differenziali almeno di ordine 3. Con sistemi differenziali di ordine 2 la planarità costringe molto l'andamento delle traiettorie e quindi lì non ci possono essere questi fenomeni, quindi Laplace aveva ragione, ma se andate però a sistemi di equazioni differenziali maggiori di 2 è facilmente, potete capire, con capite gradi di libertà maggiori di 2 è facilissimo trovare tantissimi esempi che sono di questo tipo, potete avere anche andamenti caotici. Passo al secondo argomento, che è un argomento che invece è legato al problema di calcolo delle variazioni e che fa riferimento alla mia ulteriore esperienza con le risorse etiche. Il problema delle risorse etiche è un problema importante, purtroppo la disponibilità di risorse etiche va diminuendo, in particolare se andiamo a vedere l'andamento delle catture, quindi quanto si pesca, o quanto si caccia, anche perché per esempio i mammiferi marini vengono cacciati, non pescati. E quello che si vede è che sia a livello mondiale, ma anche a livello italiano, abbiamo avuto un picco intorno agli anni 80 e poi la produzione è andata diminuendo. Non è andata diminuendo perché si investa di meno, perché si impieghi un minore sforzo peschereccio, ma proprio perché i mari stanno diventando sempre più poveri. Infatti vedete che mentre negli anni 50 c'era ancora una buona parte degli stock ittici che non erano sfruttati, ormai sono sfruttati praticamente tutti, molti di questi sono sopra sfruttati e molti di questi sono addirittura collassati, quindi hanno avuto un picco e poi sono cresciuti. Guardate come esempio proprio di mammiferi marini le balenottere. Le balenottere sono le più grandi tra le balene, non potevano essere cacciate nell'Ottocento, quindi Moby Dick non era una balenottera, era un capodoglio. Le balenottere non potevano venire cacciate perché erano estremamente veloci, possono immergersi anche a grande profondità, quindi è stato solo con lo sviluppo delle grandi navi baleniere dotate di arpioni con cannoncino, possibilità di refrigerare subito le balene, squartare, eccetera, eccetera, che hanno cominciato a pescare le balenottere. La più grande delle balenottere è la balenottera azzurra, Balenottera musculus, è il più grande animale mai esistito sulla Terra, probabilmente, forse c'è stato un sauropode più grande della balenottera, ma dopo di questo sauropode il più grande animale esistente sulla Terra, la balenottera azzurra. Guardate l'andamento delle catture, ovviamente durante la Seconda Guerra Mondiale non ci sono catture, ma si era già arrivati al massimo e poi va sempre declinando. Conclusione, hanno cominciato a catturare che cosa? La balenottera comune, la balenottera physalus, anche lei va bene, prima cresce, questa è la Seconda Guerra Mondiale, decresce, poi collasso. E poi si passa a balenottere più piccole, crescono, poi collasso, crescono, poi collasso, finché verso gli anni 80 hanno capito finalmente che era bene mettere un bando alla caccia delle balene. Bando che però, come sapete, non viene sempre rispettato da tutti i paesi, i quali continuano parzialmente a cacciare. Quindi questo andamento di crescita e poi collasso è tipico di molte risorse biologiche marine. Come si può studiare il problema? Beh, il modello più semplice che potete immaginare di una risorsa marina sfruttata è un modello in cui avete la biomassa della risorsa, avete una semplice equazione differenziale, avete un tasso di crescita della risorsa che per esempio nel caso della balenottera comune ha un andamento di questo tipo,
è un andamento che non è parabolico come nel caso classico della crescita logistica. Non so se conoscete la crescita logistica, qui avete un'equazione differenziale con il termine a destra che è di secondo grado, che è di tipo quadratico. Questo naturalmente non è quadratico, però comunque l'andamento prima crescente e poi decrescente. Qui avete una situazione di equilibrio, no? Si annulla la derivata, è un equilibrio stabile. Ok. Però questa balenottera è stata sfruttata, potete vedere gli andamenti, no? Negli anni. Potete individuare l'impatto dell'uomo con un semplice modello, diciamo di tipo bilineare, che se volete è del tipo Volterra, perché se considerate lo sforzo di cattura come una misura della predazione del predatore da parte dell'uomo, potete pensare che quindi la biomassa che viene rimossa è prodotto tra lo sforzo fatto dall'uomo, ad esempio il numero di pescherecci, il tonnellaggio impiegato per pescare quella risorsa, e la biomassa della risorsa. Quindi più biomassa c'è, più si pesca, oppure a parità di biomassa, più sforzo si esercita, più si pesca. Naturalmente indichiamo con Q questo coefficiente di catturabilità che dipende dalla tecnologia. Mi piace ricordare Colin W. Clark, io ho avuto l'onore di essere nella sua prima classe a Vancouver, prima è stato citato che sono stato a Vancouver nell'Institute of Animal Resource Ecology. Era un bellissimo esempio di collaborazione tra biologi, scienziati forestali e matematici. Ho avuto l'onore di poter seguire la prima classe di Colin W. Clark, che aveva pubblicato proprio allora nel 1976, Mathematical Bioeconomics, in cui studi vari problemi di questo tipo, ma mi faccio vedere solo il problema variazionale più semplice. Supponete che io voglia dare una regolamentazione ottimale, supponete che adesso non ci sia un fenomeno di competizione così spinta tra i pescherecci, ma che ci sia un'agenzia che regola la pesca, come in molti casi c'è. E allora potreste chiedervi qual è la politica ottimale. Cosa vuol dire la politica ottimale? Beh, andare a determinare l'andamento dello sforzo peschereccio che massimizza che cosa? Beh, che massimizza per esempio il beneficio monetario totale. Se introducete un prezzo per ogni unità di biomassa e un costo per ogni unità di sforzo, potete considerare il flusso dei ricavi, P per Q per E per X, naturalmente tutte queste variabili sono funzioni del tempo, meno il flusso dei costi, quindi più pescherecci si impiegano e maggiore è il costo, e dal punto di vista del beneficio sociale io posso integrare nel tempo questo flusso di benefici e di costi, però gli economisti tendenzialmente pensano che il flusso di ricavi e di costi che avverrà nel futuro non possa essere paragonato al flusso di ricavi e di costi che avviene nel presente, quindi tendenzialmente moltiplicano per un termine che sconta, come si dice, gli utili futuri. Delta viene chiamato tasso di sconto ed è un indice in qualche maniera di equità, tanto maggiore è delta, tanto minore consideriamo i benefici e i costi futuri e quindi per così dire ce ne freghiamo delle generazioni future e tanto più invece delta è piccolo e tanto più diamo peso anche ai benefici e ai costi futuri e quindi in qualche maniera delta è un indice di equità intergenerazionale. E quindi nell'ottica, per esempio, della sostenibilità, molti dicono che delta debba essere molto piccolo o al limite in molti casi nullo. Comunque voi potete risolvere questo problema, è un problema naturalmente di controllo ottimo, avete quindi questi vincoli che sono l'equazione differenziale, le condizioni iniziali, il valore massimo e minimo dello sforzo che potete impiegare e potete risolvere questo problema. Ad esempio, un caso classico è quello di risolvere con il principio del massimo di Pontryagin. E come sapete, date le condizioni necessarie, ma sono condizioni necessarie molto stringenti, quindi molto spesso la soluzione che trovate con il principio del massimo è poi anche la soluzione ottima. Quindi, se avete un'idea che esiste la soluzione ottima, la potete poi individuare con la. E qual è la soluzione ottima in questo caso? Vi faccio vedere questo caso che è il più semplice di tutti. La soluzione ottima è questa, esiste un cosiddetto arco singolare,
Se voi partite da condizioni iniziali che sono diverse da questo arco singolare, che nel caso semplice è addirittura una soluzione costante nel tempo, se partite in maniera diversa dovete andare sulla autostrada, così dire, con un approccio bang bang, quindi se partite con una condizione iniziale maggiore di x asterisco dovete impiegare uno sforzo, sforzo massimo, e se partite al di sotto dovete invece aspettare che la popolazione ricresca, non necessitare nessuno sforzo finché raggiungete il livello ottimale, e lì utilizzate uno sforzo costante che vi fa rimanere su questo arco singolare. Nel caso della pesca la soluzione è questa per quanto riguarda l'arco singolare, ma la cosa interessante è che questo problema era stato già trattato dagli economisti, in particolare da Paul Samuelson. Paul Samuelson, un grande economista, ha ricevuto il premio Nobel per l'economia, nel suo famoso Catenary Turnpike Theorem. In realtà non l'aveva inventato solo lui, l'ha inventato insieme a Solow e ad altri, ed è sostanzialmente una cosa analoga. Nel caso di Samuelson il problema era quello di avere un problema di ottima accumulazione del capitale di una nazione, quindi che investimenti dobbiamo fare per arrivare ad un livello ottimo di capitale. La cosa interessante è che naturalmente questo arco singolare, le caratteristiche di questo arco singolare dipendono fortemente dal tasso di sconto. Vi ricordate che il tasso di sconto misura l'equità intergenerazionale. Per esempio, se andiamo a vedere la nostra balenottera comune pinnata, e il suo equilibrio senza sfruttamento da parte dell'uomo è circa 400.000 individui, se andate a vedere l'influenza del tasso di sconto, se voi applicate un tasso di sconto nullo, la popolazione ottimale dell'arco singolare è 220.000 individui, quindi un po' più della metà dei 400.000 individui della popolazione. Ma se voi aumentate il tasso di sconto, guardate, lo potete pensare come per cento all'anno, quanto vi dà la banca, no? 1% all'anno, 3% all'anno, 5% all'anno. Adesso le banche non danno nulla praticamente. Beh, se comprate qualche BTP che scade nel 2036, vi darà l'1,5% all'anno, meno le tasse. E poi c'è l'inflazione anche, però adesso l'inflazione è praticamente nulla. Ma se voi vedete 5-10%, solo un tasso di interesse che dal punto di vista aziendale sono invece i tassi di interesse che ci devono essere. Un'azienda non farebbe nessun investimento che rendesse meno del 5 o del 10% all'anno. Vedete qual è l'influenza? La popolazione che con tasso di sconto nullo sarebbe 220.000 individui, invece scende 86.000 individui. La popolazione attuale della balenottera comune, balenottera pinnata, fin whale, è di circa 84.000 individui, quella della balenottera azzurra, tanto per darvi un'idea, è meno di 10.000 individui, per fortuna adesso vengono protette. Tasso di sconto elevato quindi ha una forte influenza sulla qualità dell'ambiente, e questo è vero in generale, non solo per la gestione delle risorse. Lo spazio. Importanza dello spazio. Beh, sicuramente lo spazio è importante a qualsiasi livello in biologia, studiare le caratteristiche dello spazio. Sicuramente a livello individuale, se noi guardiamo la crescita degli organi, degli organismi, molto spesso vediamo dei pattern, delle configurazioni che sono anche geometricamente molto interessanti, ci fanno pensare che sotto ci sia qualche modello matematico che agisce. Per quanto riguarda la formazione di pattern a livello individuale, in particolare per esempio pattern di crescita di batteri o, come vedremo tra un momento, di colorazione degli individui, il modello fondamentale è quello che è stato dato da un altro grandissimo matematico, Alan Turing, che ha introdotto due equazioni, attivatori e inibitori, equazioni e derivate parziali, in cui a seconda dei valori del coefficiente di diffusione relativo dell'attivatore e dell'emettore potete avere formazioni di pattern. Ad esempio potete avere dei risultati, questi ovviamente sono risultati di modello di Turing applicato a un dominio che assomiglia un po', no, alla
pelle di un mammifero. E a seconda della dimensione del dominio, a seconda del coefficiente di diffusione, potete avere delle soluzioni a regime che sono, come vedete, molto diverse. La cosa interessante è che se andiamo in natura, le troviamo, vedete, trovate questo, ma potete trovare questo, ma potete trovare questo, ma potete trovare tutte la soluzione a macchie, no? Quindi avete macchie, strisce, strisce bicolori, strisce diversi colori e così via. Okay. Però questo non è un livello ecologico, Quando andiamo a livello ecologico siamo più interessati a passare alla popolazione, a come si muove una popolazione e come cresce nel tempo una popolazione. Naturalmente possiamo seguire o l'approccio lagrangiano, seguendo il singolo individuo, cosa che adesso è possibile fare sempre più con questi mirabolanti sensori che ci sono a disposizione, che possono collegarsi attraverso il GPS al satellite, per cui possiamo seguire davvero il movimento di molti organismi, uccelli, mammiferi e così via. Qui avevate una telemetria elementare nel 1969, però vedete, posso già seguire i movimenti di questa volpe. Se poi ho molti organismi su cui ho messo questi sensori, posso naturalmente ricostruire diversi cammini e quindi avere un approccio lagrangiano. Ma l'approccio euleriano, che descrive densità spaziali, forse è quello più classico. Schellam nel 1951 aveva già scritto il primo modello di equazione di reazione e diffusione, mettendo in evidenza come si può propagare un'onda di diffusione reazione. Okay? E abbiamo diversi esempi di interesse, soprattutto di diffusione, per esempio, di specie aliene, di specie esotiche. Questa sicuramente la potete vedere anche qua in giro, è la tortola dal collare, ma non c'era inizialmente in tutta Europa, è emigrata a partire dal 1900, vedete, diffondendosi con una onda di progressione, diffusione e reazione, no, in tutta Europa, oppure ci sono tantissimi casi di questo tipo. Questa ape è sempre Apis mellifera, però scutellata, veniva dall'Africa, l'hanno importata in Brasile perché è più resistente a certe malattie, però è un po' aggressiva questa ape, e guardate, ha cominciato a diffondersi nel 1957 e negli anni 90 è arrivata fin qua, più oltre non va perché fa troppo freddo, quindi non riesce ad andare a diffondersi nel Canada Artico. Però questa è un po' una teoria classica, si usa equazioni di reazione e diffusione, sicuramente molti di voi hanno studiato. Io voglio invece soffermarmi su un altro problema, che è il problema delle cosiddette metapopolazioni. In molti casi anche le popolazioni naturali sono frammentate, per esempio questa farfalla deve stare solo in certe zone ben precise dove c'è una vegetazione di un certo tipo che richiede un terreno di un certo tipo, ci sta solo lì. Quindi, come vedete qua, il dominio in cui sta questa popolazione non è un dominio bello, connesso, ok? È un dominio che insomma, io come faccio a trattare questi problemi? Capite che insomma è un problema un po' più difficile anche dal punto di vista matematico. L'interesse poi per le popolazioni frammentate è legato al fatto che sempre più l'impatto dell'uomo porta alla frammentazione degli habitat, e questa frammentazione, che per le foreste dell'Inghilterra ha richiesto 16 secoli, per le foreste del Costa Rica ha richiesto solo 40 anni. Okay? Quindi mentre prima qui dentro un uccellino che sta solo nella foresta tropicale, nella foresta poteva muoversi dentro questo dominio connesso, adesso invece si trova ad avere una serie di un set di domini sconnessi tra di loro. E questa distruzione può essere molto veloce. Con ormai il telerilevamento satellitare si può individuare facilmente questa frammentazione. Guardate, queste sono immagini ancora vecchie, la vegetazione appare in rosso, adesso nelle nuove telerilevamenti satellitari fanno vedere invece la vegetazione in verde. E guardate, 1975, 1992, potete vedere l'espansione del tessuto urbano, 2000, solo 8 anni, guardate che cosa è successo, e se andate a vedere che cosa succede,
Riuscite a capire cosa sono questa struttura mosaico? È urbano? Sono costruzioni? Vedo le vostre facce. Ecco cosa sono. Ok, in realtà sono campi coltivati con un po' di costruzioni, con in mezzo magari lì delle abitazioni, una scuola. Speriamo che sia la scuola. Ok, una chiesa e così via. Allora, il primo signore che ha proposto modelli di metapopolazione pioniere è stato questo altro grande ecologo. Molti di questi ecologi però avevano a cuore la matematica, quindi cercavano di formulare dei modelli. E il primo modello di metapopolazione, cioè di popolazioni frammentate, di popolazioni di popolazioni, population of population, articolo 1969, per 10 anni nessuno l'ha curato, poi finalmente hanno capito che era visionario, no? Come si dice adesso, visionario. Okay. Lewis ha detto, ma ci sono tanti frammenti, siccome le popolazioni sono piccole, in ogni frammento possono essere soggette a un tasso di estinzione, però possono emigrare da altri frammenti, ripopolando. E potete fare un modello semplicissimo che è di tipo implicito, come si dice, spazialmente implicito, o di tipo, se volete, probabilistico, in cui usate come unica variabile di stato la probabilità che un frammento sia occupato. Potete scrivere questa semplice equazione in cui avete l'estinzione di frammenti, la colonizzazione di frammenti a partire dai dei frammenti non occupati a partire da quelli occupati. E naturalmente questo modello è molto semplice che si risolve molto facilmente. Però potete su questa scia andare a chiedersi se si possono utilizzare dei modelli più raffinati di metapopolazioni. E naturalmente qui avete tutta una serie di possibilità, perché potete descrivere gli habitat con dei reticoli regolari, potete invece dire, vado a vedere come sono, per esempio, questa metapopolazione di rane, come è messa, questi vivono in questi tre laghetti, li descrivo in maniera un pochino più realistica, oppure prendete un sistema informativo geografico, avete davvero delle mappe, e andate a dare una descrizione. E poi potete anche fare una scelta per quanto riguarda la demografia. La scelta più semplice fatta da Lewis è di avere una descrizione booleana. Ognuno di questi frammenti è occupato o non è occupato. Non mi importa se il frammento sia occupato da 37 individui, da 2 individui. Lo chiamo occupato, 0 individui non occupato. Naturalmente l'altra possibilità che voi invece diciate, ce ne sono 287 qui, 91 qua, nessuno qui, oppure che diate una descrizione statistica, il numero medio in questi frammenti è tot, la varianza è tot e così via. Sempre più si tende a andare verso un realismo e uno degli strumenti modellistici più utilizzati adesso, molto cavalcata anche naturalmente dai fisici, sono i cosiddetti modelli a particelle interagenti, Interact Particle System. Sono sistemi di particelle che possono nascere, morire, muoversi e le facciamo nascere, muoversi o morire su di un grafo, ad esempio un reticolo. Nel caso più semplice potete naturalmente avere un reticolo monodimensionale in cui ciascuna di queste particelle, per esempio delle cellule, per esempio degli organismi, possono morire oppure possono figliare e andare in un'altra posizione, ma in questa posizione magari non ci possono stare più di tot individui e così via. C'è quindi un grande sviluppo di questi processi stocastici spaziali. Il più semplice di tutti questi, ho per inciso, se qualcuno di voi vuole andare, c'è un simulatore che si chiama WinSSS, di processi stocastici spaziali, molto bello, però funziona solo con Windows, quindi avendo un Mac non ve lo posso fare vedere. È stato sviluppato da Dick Darrett e dai suoi colleghi, matematico proprio che si occupa di questi problemi, e che fa delle simulazioni molto belle, fa vedere diversi modelli a particelle interagenti. Il più semplice modello è il cosiddetto processo di contatto. In ognuna delle collocazioni, per esempio in uno spazio polidimensionale, ci può stare solo un individuo, questo individuo potrebbe morire, potrebbe figliare e mandare la sua progenie a destra o a sinistra
Però in quella collocazione spaziale ci può stare solo un individuo, per cui se arriva, se c'è un contatto tra questi due individui, uno dei due muore. Oppure, se lo pensate in termini di fisica delle particelle, avete contatto tra due particelle e queste si fondono, avete un processo nucleare, quindi c'è una nuova particella. Se andate a studiare questo processo di contatto, quello che può succedere è che in certi casi, se per esempio se la mortalità è alta e faccio una simulazione del tempo, questo processo a un certo punto si arresta, tutte le collocazioni spaziali diventano vuote, fine del processo. Oppure può andare avanti indefinitamente. Questo può essere spiegato con un'altra teoria che è stata sviluppata a partire degli anni 50, che si chiama la teoria della percolazione. È stata prima sviluppata solo in termini spaziali, senza il tempo, ma che se voi la portate nello spazio-tempo può spiegare questi fenomeni. C'è un fenomeno di soglia, al di sopra di una certa soglia avete percolazione e quindi la metapopolazione può sopravvivere. Noi abbiamo studiato, qui vado rapidamente perché vorrei giungere all'ultimo argomento, questi interacting particle system, potete fare delle cosiddette approssimazioni di campo medio, supponendo ad esempio che in realtà voi abbiate un movimento che non dipende dalla scala, in cui per esempio gli individui si muovono da una posizione e vanno non solo vicino ma anche molto lontano. Potete fare in questo caso uno studio che è un pochino più dettagliato, perché invece avere la probabilità che il frammento sia occupato o non sia occupato, potete studiare la probabilità che sia occupato da i individui con i intero. In questo caso avete una catena di Markov, potete studiare questa catena di Markov e potete fare quindi andare a vedere quando c'è coesistenza con questa catena di Markov. E potete studiare quindi dove sono le regioni di esistenza, di persistenza, quindi con un modello di campo medio oppure con modelli a interacting particle system. Quindi vi do solo un'idea del fatto che si possono fare delle teorie, fare delle approssimazioni, cercare di capire come vanno le cose, non solo attraverso la simulazione, ma anche con delle analisi, magari approssimate, ma di tipo teorico. Vengo all'ultimo argomento, che è quello dell'ecologia dei parassiti e delle malattie. Mi prendo ancora 10 minuti, posso farlo? O vado troppo lungo? Se no, se volete, mi fermo qua. Allora, malattie infettive. Malattie infettive sono quelle che hanno interesse, diciamo, dal punto di vista, se volete, ecologico, in qualche maniera, perché sono malattie che si trasmettono. Perché le altre malattie, come vedete, non si trasmettono. Però purtroppo al mondo si muore ancora tantissimo di malattie infettive, circa 15 milioni di persone muoiono ogni anno per malattie infettive. Alcune di queste sono malattie tipo respiratorio, l'AIDS miete tantissime vittime, ma per esempio le malattie diarroiche, che naturalmente nei paesi sviluppati non sono una componente importante, però purtroppo uccidono moltissimo. E soprattutto quello che si capisce è che ci sono malattie che sono non solo emergenti, avrete tutti sentito parlare del virus Zika, qui non è elencato perché l'articolo è 2004, ma che sta creando dei grossi problemi in Sud America, ma ci sono anche malattie riemergenti, la tubercolosi, tubercolosi resistente agli antibiotici, malaria resistente per esempio al chinino o altre medicine che si usano adesso e così via. Probabilmente c'è il famoso Ebola partito intorno agli anni 80 nel Congo. Molte di queste malattie sono trasmesse a partire dagli animali. Per esempio Ebola pensa che abbia origine nei pipistrelli e anche nei primati. Molti sindromi influenzali sono legate agli uccelli, influenza aviaria e così via. Non è quindi possibile pensare che l'unica maniera di sconfiggere queste malattie sia puramente chemioterapica. Pensate che non esiste un rimedio per la malaria. Okay?
E anche malattie molto semplici sono in realtà legate a che cosa? Legate alle condizioni igieniche, legate a una sorveglianza che vada a controllare anche gli animali che sono osservatori di queste malattie. Vi faccio vedere due esempi che sono legati più strettamente alla ricerca che sto conducendo adesso, anche con ricercatori che sono legati all'Università di Padova, ma vi faccio vedere queste fotografie per farvi capire come la ricerca ormai modernamente deve essere condotta molto spesso da dei team, internazionali. Noi abbiamo studiato soprattutto malattie legate all'acqua e in particolare due malattie di cui accenno brevemente, il colera e la schistosomiasi, non sono malattie che sono tipiche dei paesi sviluppati, ma che sono purtroppo, che mietono molte vittime nei paesi in via di sviluppo. I modelli epidemiologici del colera, ecco, il modello di riferimento più semplice ha tre equazioni differenziali in cui avete organismi sani, uomini sani, suscettibili, infetti, batteri nell'habitat acquatico, perché il colera si acquisisce con contatto con acqua contaminata dal vibrione del colera. Il modello più semplice è un modello di semplici equazioni differenziali, però si capisce che con tre equazioni differenziali non si riescono a descrivere bene le cose, anche perché lo spazio è una componente importante. Ad esempio, se andiamo a vedere certe epidemie, per esempio l'epidemia del Sudafrica, si è propagata proprio nello spazio, e anche se andate a vedere per esempio i casi del colera in Perù, vedete che ci sono forti differenziazioni tra le diverse regioni. E quindi è importante avere un modello spaziale. Noi abbiamo sviluppato questi modelli spaziali, e questi modelli spaziali sono essenzialmente degli insiemi di equazioni differenziali accoppiate su un reticolo che però, un grafo se volete, che però è doppio, perché per queste malattie, tipicamente per esempio per il colera, sono importanti due cose fondamentali: la propagazione attraverso l'acqua, quindi dovete avere il network idrologico, ma anche la mobilità. Molti degli persone che sono malate di colera sono asintomatiche, quindi viaggiano e quindi possono infettare con le loro deiezioni, e quindi portare la malattia in nodi, se volete, del vostro grafo in cui la malattia non c'è, o viceversa andare in un nodo dove la malattia è presente, acquisirla e portarsela a casa. Per questo abbiamo sviluppato questi modelli che possono essere molto, non complicati se volete, molto grossi, perché naturalmente potete avere una descrizione dettagliata dell'idrologia e della network di mobilità umana. Abbiamo studiato ad esempio il colera ad Haiti. Il colera ha mietuto una grande quantità di vittime, va avanti ancora adesso. Guardate, a fine aprile 2016 la situazione è 9.304 morti, sono ancora casi. È iniziata in ottobre 2010, dopo sei mesi aveva già fatto 4.770 morti, ma poi è continuata, guardate, con onde successive, e continua ancora adesso. Haiti non aveva colera, poverissimo, ma non aveva colera. Se avete tempo, una volta vi spiegherò come è arrivato. Abbiamo quindi ricavato, guardate, questi dati per esempio orografici che servono per ricostruire il reticolo idrografico, si possono fare a partire da sistemi informativi geografici, la mobilità, il network di mobilità stimato con un modello gravitazionale, la densità di popolazione che adesso è disponibile con mappe, e in questa maniera siamo riusciti a ricavare un modello spaziale di cui vi faccio vedere. A sinistra avete i dati, a sinistra avete il modello che abbiamo sviluppato, questo con Andrea Rinaldo e con il suo team, l'Università di Padova e PFL, e potete vedere quindi l'andamento, e potete vedere come il modello riproduce abbastanza bene la realtà. Una cosa interessante quando fate modelli, lo dico soprattutto per gli studenti, è che naturalmente dovete essere onesti, ok? Perché è chiaro che a posteriori si può sempre spiegare tutto, no? Si può sempre trovare una teoria che spiega tutto. Però qui, guardate, noi abbiamo utilizzato ottobre 2010, dicembre 2010 per la calibrazione del modello, ok? Onesti, va bene? Poi
questo andamento curva blu è la predizione del modello. Noi abbiamo vissuto le linee del colero in tempo reale. Ecco i dati successivi. Okay. I dati successivi quindi ci hanno dato ragione, perlomeno per le previsioni a 5-6 mesi. Okay. Dopo si è capito perché per andare a vedere quello che poi è successo dopo il 2011 ci vuole un modello più dettagliato che abbiamo fatto. Però per l'utilizzo per esempio di questo modello in termini di strategie di intervento, effettivamente questo modello avrebbe potuto essere utilizzato. E l'importanza dei modelli è anche questo, proprio di poter calibrare strategie di intervento. Adesso non entro nei dettagli, perché voglio arrivare all'ultimo argomento per mostrarvi ancora una delle cose che si possono fare, si può fare con i modelli. Schistosomiasi, la seconda malattia che abbiamo trattato. La schistosomiasi è una malattia un po' più complicata del colera, si acquisisce bagnandosi nelle acque, anche acque che non pensereste contaminate, acque in cui vive questa chiocciola, che è un ospite intermedio, purtroppo, di questo parassita. Questo parassita ha un ciclo interessante, ha bisogno di due ospiti, quindi l'uomo che ha questo parassita al suo interno, che è essenzialmente un verme, un po' la buona, un zoologo vi sparerebbe. Okay. Che cosa fa? Questi parassiti all'interno si riproducono, generano che cosa? Uova e larve che vengono chiamati miracidi. Questi miracidi infettano alcuni particolari tipi di chiocciole, all'interno di queste chiocciole crescono, le chiocciole producono un altro stadio che viene chiamato cercaria e questa cercaria poi cosa fa? Infetta le acque, le persone ma anche gli animali che si bagnano in queste acque si infettano, la cercaria può penetrare attraverso i pori della pelle. Okay. State attenti, se andate in Africa non fate mai un bagno in un corpo d'acqua, mai, per nessuna ragione. Potete beccarvi la schistosomiasi, è molto facile prenderla. Non è una malattia del tutto mortale, però dà dei grossissimi problemi, per esempio per i bambini vuol dire che aumenta la possibilità di avere altre malattie, questi parassiti possono arrivare anche fino al cervello, quindi è un grosso problema. Noi abbiamo studiato la schistosomiasi in Senegal, qui vedete la prevalenza, cioè la percentuale di persone ammalate di questa malattia. Ci sono zone del Senegal dove potete trovare che il 60-70% dei bambini ha sangue nelle urine a causa di queste malattie. Noi abbiamo partecipato a questa challenge legata a una ditta di telefonini. Poi, ma cosa c'entra la ditta di telefonini con le malattie? Beh, la Orange è una ditta francese che è poi nei paesi francofoni ha un po' il monopolio dei cellulari, ha detto, qui avete a disposizione i nostri dati di telefonia cellulare, utilizzateli per degli scopi. E noi l'abbiamo utilizzato per studiare la mobilità in Senegal e l'influenza della mobilità sulla propagazione della schistosomiasi in Senegal. E adesso non voglio farne cosa, abbiamo vinto questa challenge nella sezione salute. Perché la telefonia cellulare? Ma perché con la telefonia cellulare, avendoci dati, i dati di 150.000 persone seguite per un anno e sapendo quali sono le antenne a cui queste persone si collegano, si può ricostruire la mobilità. E quindi noi siamo stati in grado di ricostruire la mobilità umana del Senegal, di andare anche a vedere gli andamenti stagionali. Guardate, vedete qui ci sono dei picchi, perché queste sono delle grandi feste religiose, tutti vanno a Touba, dove c'è una moschea, e tutti vanno, ma milioni di persone. Potete capire che questo dal punto di vista epidemiologico è importante. Potete formulare un modello un po' più complicato di quello del colera, perché ha tante equazioni differenziali, potete mettere anche qui la rete, sia idrologica, perché è una malattia che si propaga nelle acque, sia di mobilità, a partire ancora una volta da un'analisi spazialmente esplicita, e potete quindi ottenere dei risultati, qui vedete i risultati della calibrazione del modello, con mobilità e senza mobilità, quindi aggiungere la mobilità permette di ottenere una migliore calibrazione e quindi presumibilmente migliori risultati del modello.
Stiamo proseguendo anche per vedere strategie di intervento. Orange adesso ci ha dato ancora più dati di telefonia cellulare per poter procedere. E questo vi dimostra come dobbiamo andare sempre più verso quindi una matematica che incorpora quelli che vengono chiamati big data. È possibile avere tantissimi dati spazialmente espliciti in un grande, una grande quantità di campi i più diversi, e quindi in qualche maniera la modellistica matematica va adattandosi a questa enorme disponibilità di dati e quindi alla possibilità di risolvere problemi e di giocare un grande ruolo. E infatti questo, diciamo, è la mia trasparenza finale per dire che la mia impressione è che ci sia un grande ruolo per i modelli matematici, perché modelli che integrino geofisica, ecologia, demografia, ma anche appunto dati di telefonia cellulare, mappe satellitari e così via, possono permettere di prevedere quello che succederà e di gestire al meglio le risorse della natura. È vero, ci sono anche le innovazioni tecnologiche, ci sono anche le innovazioni farmaceutiche, ma non tutto si può risolvere semplicemente in questa maniera. Come esiste una malattia curativa, una medicina curativa e una medicina preventiva, io penso che noi dobbiamo andare sempre più verso una medicina preventiva, e il ruolo quindi di prevedere e di usare modelli matematici sarà sempre più importante. Grazie per l'attenzione, spero di non essere andato troppo lungo.